ricotti per la semola. Le semole d'autore selezione Casillo nell'arte pasticcera di Luca Montersino. Ciao Sabrina, bentornati. Ciao Luca. Sì, in questa puntata facciamo un prodotto con le banane, ma si può fare anche con un altro frutto. Questo è chiamato pan di banane, tipo un cake, però con le banane all'interno frullate. Quindi possiamo scegliere poi qualsiasi tipo di frutto che vogliamo. Benissimo, allora prima di scoprire gli ingredienti e di vedere l'esecuzione della preparazione di questo dolce, ricordiamo che l'arte pasticcera di Luca Montersino in queste puntate si abbina a questo prodotto d'eccellenza di selezione Casillo, la semola di grano duro rimacinata, le semole d'autore. Vedi, la ricetta è molto semplice, anche se efficace ed effetto poi alla fine. Non sempre bisogna lavorare tanto per fare delle cose belle, si possono fare anche le cose semplici ogni tanto. La semola appunto di grano duro rimacinata, lo zucchero. Guarda, non ho stavolta la planetaria, ho un cutter, un robot da cucina per frullare. Quindi metto tutte le polveri, il bicarbonato di sodio e il lievito per dolci. Tutto e lo facciamo insieme. Partire per mescolare queste polveri insieme. Per quanto tempo? Quindi guarda la velocità. Ah, giusto per mescolarle, quindi ci possiamo già fermare così. Ok. Poi all'interno andiamo a mettere, guarda, questa è la bacca di vaniglia, due parole veloci per riconoscerla, morbida, si deve arrotolare senza spezzare per riconoscere se è fresca e se è buona abbastanza, la si taglia per il lungo in questo modo, in modo tale da poterla aprire esattamente a metà e ricavare quello che sono i semini della vaniglia che stanno all'interno in questo modo, col coltellino, guarda, questa è tutta la polpa buona che si utilizza. Questa è chirurgia pasticcera. Sì, andiamo a fare con il bisturi, no? A ricavare. Sì. Guarda, tutta questa polpa la mettiamo insieme alle polveri e adesso mettiamo all'interno le banane, che come vedi non le avevo preparate prima sbucciate, perché se le sbucci prima diventano nere, quindi nel momento in cui decido di fare il pan di banane le sbuccio e le utilizzo. Ma questo dolce si può declinare anche con altra frutta, Luca? Sì, con l'accortezza che sia però sempre frutta con una certa un certo spessore, una certa polposità. Per esempio, al posto delle banane cosa potremmo usare? Non metterei sicuramente un frutto come le fragole che sono, o i lamponi che sono molto acquosi. O meglio, se lo metto devo poi cambiare la ricetta, aggiungere più seme, pere, mele. Potrebbe essere della frutta come le pesche, insomma un frutto che abbia un po' più di polposo e un po' più di fibra, perché così non andiamo a correggere la ricetta. Se voglio cambiare con un frutto più acquoso, basta aumentare poi la dose di semola, no, all'interno. Adesso mettiamo anche le uova, quindi ho messo le banane e le uova e frulliamo il tutto. Anche questa è un'operazione veloce? Tempo che si crea tipo una cremina. Andiamo a versare dal foro del cutter mentre sta mescolando, prima il latte. Latte intero? Latte intero, sì. L'olio è importante, poter sostituire l'olio di riso con l'olio extravergine d'oliva. Noi ci troviamo, tra l'altro stiamo proprio registrando a Corato, terra della famosissima cultivar coratina. Una volta che si è formata una bella crema, andiamo a toglierla e a prendere il contenuto e versarlo dentro una ciotola in modo tale da poterlo condire ancora con dei pezzettini di banana. Guarda che crema vellutata. Ma si nota anche questa leggera pigmentazione nera che è data proprio dalla presenza della vaniglia. Naturalmente è inutile che ti sto a dire, Sabrina, che puoi arricchire con cacao, farlo al cioccolato, gocce di cioccolato che con le banane stanno benissimo. Sì. Insomma, ci si può un pochettino divertire. Tu stai preparando questo dolce con ingredienti fondamentalmente molto semplici, impreziositi dalla tua arte pasticcera, dalla tua maestria. Questo vale anche per la cucina, no? Non sempre bisogna avere degli ingredienti preziosissimi o costosissimi per fare la ricetta buona, no? Sono tutti capaci a cucinare con l'aragosta, il caviale e a rendere il piatto buono, no? Ingredienti semplici, anche se vogliamo poveri della terra, quale il grano, appunto lo zucchero, le uova, non c'è nulla di complesso, ma magari cerchiamo di tirare fuori comunque un grande dolce. Ma per un maestro pasticcere come te, la sfida più grande è nella semplicità dell'amalgama, degli ingredienti, del sapore, del gusto, nell'elaborazione di un dolce? Ma l'elaborazione del dolce nella pasticceria è fondamentale, soprattutto per la tecnica che ci devi mettere, pesare tutti gli ingredienti. Vedi che le uova te le do sempre, quando le parliamo, a peso e non a numero. Infatti, essere molto tecnici da quel punto di vista. Però la semplicità sta anche, secondo me, nella capacità di sapersi ogni tanto fermare, perché guarda che è difficile a volte nella costruzione di un dolce fermare
massimo al momento giusto e non caricarlo di robe costantemente. Magari tu sei io nel laboratorio pieno di ingredienti, mi viene voglia di aggiungere. Di sapersi fermare al momento giusto per rendere la cosa comunque che nella sua semplicità sia buona, no? Adesso guarda, stampo imburrato. Benissimo. E con la semola all'esterno, in modo tale che dà anche benissimo una certa ruvidità al prodotto. Quindi la semola, possiamo dirlo, sostituisce la farina in tutto e per tutto. Assolutamente, ma guarda il colore che prende il prodotto. Ma con tutti questi ingredienti semplici, questa semplicità, l'insegnamento più prezioso che tu abbia tratto dalla tua carriera culinaria? La pulizia intesa come igiene, la pulizia intesa come metodo di lavoro. Intesa come igiene, anche se può sembrare scontato, ma non sempre lo è, essere molto precisi e puliti. E la pulizia nel senso del metodo di lavoro, essere schematici. In pasticceria bisogna anche essere schematici, nota le ciotoline con tutti gli ingredienti pesati prima di partire a fare un dolce e il metodo del rigore nel lavoro. C'è un grande ordine e nell'ordine che stiamo seguendo è arrivato il momento di andare. Correre in forno, assolutamente. Corriamo! Nella tua vita hai scritto tanti libri, Luca. Quanti? 12 libri, tutti di pasticceria e uno di cucina. Questo significa che a te piace condividere i tuoi segreti con il pubblico? Sì, assolutamente. Mi piace insegnare, mi piace trasmettere quello che ho imparato agli altri. L'aspetto più prezioso della tua scrittura qual è? È scrivere le verità, cioè non avere segreti. Io dico sempre, chi decide di fare un libro, chi decide di insegnare deve dire la verità e non trattenersi dei segreti per sé. Altrimenti se poi le ricette non riescono, chi compra il libro non è contento. Beh, questo è molto gratificante, significa aver scritto il vero che il pubblico può elaborare, riprodurre, arrivando al genio creativo di Luca Montersino. Abbiamo dato una spolverata di zucchero a velo. Sì, velocissima. Senti il profumo che ha all'interno, i pezzettini di banana, guarda, lo metto qua nell'alzatina, iniziamo a comporre una sorta di presentazione. È ancora calda, è ancora lo vedete? Caldo, sì, naturalmente abbiamo fatto raffreddare un po', ma non tantissimo, ma se uno ha tempo a casa tranquillamente lo fa raffreddare di più prima di tagliarlo. No? Questa colorazione pigmentata, hai visto la banana? Pigmentata, scura fondamentalmente. E la banana che durante la cottura prende questo aspetto, guarda se non sembra integrale. Sì, cioè infatti sembra che abbia un aspetto integrale. L'abbiamo però realizzata con la semola di grano duro rimacinata, sì, della linea Le Semole d'Autore, firmata da Selezione Casillo e dai grandi chef come Luca Montersino. Pan di banane. Titolo della ricetta: pan di banane con semola. Temperatura del forno: 170-180 gradi. Tempo di cottura: circa 25-30 minuti. E l'ideatore della ricetta? È Luca Montersino e l'assaggiatrice Sabrina Merolla. Gustando Le Semole d'Autore di Selezione Casillo. Buona semplicità a tutti e tocca assaggiare adesso, eh? Buon appetito. Buon appetito a tutti. Prezioso. Montersino lo assaggia Cristina Merolla. Sarà buona questa? Sabrina Merolla. Questa è buona. Titolo della...